Una giornata molto importante qui a Teramo, dedicata ai ragazzi, ma anche alla presentazione di un importante progetto nazionale. Sì, diciamo che il progetto Art and Science cerca di introdurre i giovani alla scienza. L'idea è di fare un approccio che sia inclusivo, quindi non chiediamo agli studenti di fare ulteriore didattica, ma chiediamo di esprimere le loro sensazioni, le loro idee, i loro spunti attraverso una parascientifica, che però abbia dei fondamenti scientifici. Questo secondo noi è un meccanismo che funziona molto bene, perché è un meccanismo, diciamo, che nasce in forma spontanea da parte dei giovani, ma che comunque si sentono coinvolti in un mondo, con il mondo scientifico, con i nostri ricercatori, a collaborare su questa attività. L'occasione è stata anche quella di fare un po' parlare con i ragazzi anche di scienza, di progetti futuri. Sì, come diciamo, io credo che ci sia una grossa richiesta di scienza da parte di tutti, scienza e diciamo cultura in generale. La scienza è un aspetto importante, a volte non è così facile veicolare questa scienza. Noi, incontrando i ragazzi, abbiamo la possibilità di comunicare a loro, di parlare con loro di quella che è la scienza che noi facciamo e della scienza che noi viviamo giorno per giorno nei nostri laboratori. Quante scuole partecipano? In questo momento partecipano 4 scuole, ci sono 3 sull'area teramana, una sull'area chietina, però a livello nazionale abbiamo qualcosa come una 15ina di sedi, quindi noi ci aspettiamo una partecipazione dell'ordine di alcuni migliaia di studenti in totale su tutto il territorio nazionale. Quali sono le domande più frequenti che i ragazzi le pongono? Ma i ragazzi vogliono capire dove va la scienza, cioè loro vogliono capire quello che noi sappiamo e quali sono le sfide future, perché poi la scienza è un po' come una grande avventura, no? Siamo degli esploratori che cercano di capire il cosmo. Quindi quello che ci viene chiesto è, da una parte, di spiegare quello che loro non capiscono, quali sono i dubbi che hanno sulla scienza, ma una richiesta frequente è quella di chiederci dove stiamo andando, quale sarà il prossimo futuro, quali saranno le prossime invenzioni, piuttosto che le prossime scoperte e così via. Gentilissimo.